pacco sì, gigante. Non ci ricordavo neanche più cosa avessimo ordinato. Ta-da! Hey là, buongiorno, buonasera, buonanotte, benvenuti nel nostro canale. Io sono Ali. E io sono Auri. E siete su Ali Auri Channel. In questo video, come avete già letto dal titolo, apriremo insieme un pacco di Stationery Pal. Sì, ragazzi, siamo state veramente bravissime a riuscire a non aprirli perché avevamo una voglia terribile. Stupendo. Ma prima di parlarvi di tutto questo, vogliamo fare una grandissima parentesi riguardo le nostre unghie nuove. Sì, perché nello scorso video erano le 2 di notte, ci siamo completamente dimenticate di farvele vedere, siamo 2 sbadate, e quindi adesso appunto ve le mostreremo. Allora, le mie sono così, sono di questo più o meno rosa. Lelli per fortuna non le ha fatte opache perché si era pentita dopo un secondo l'altra volta. Sì, tra l'altro si sporcavano un sacco del tipo uccidetemi, però sono strabelle, qui hanno questi 3 brillantini, qua hanno una righetta e sono abbastanza corte per i miei gusti, però considerando che c'è scuola e tutto il resto vanno più che bene. Mentre invece le mie sono super belle, allora anche più modesta, no, le mie sono più belle. Allora, sono sempre in forma mandorla, color tortora, questo qua è un grigio più chiaro e vedete che qua hanno una specie di linea di French all'incontrario. Brillantinosa e sono super super belle, super eleganti. Il suo brillantinoso è lo stesso che ho io sul mignolo perché me l'ha detto la ragazza. E quindi noi le adoriamo, sono sì anche queste corte, però essendo periodo scolastico molto intenso, va super bene approvate. Così. Adesso ritorniamo sul discorso di Stationery Pal. Intanto, che cos'è? È un brand di cartoleria. È un sito, diciamo, online, non esistono negozi, almeno qui in Italia non ce ne sono. Veramente stupendo, ci sono un sacco di cose. Ci sono un sacco di marche tipo la Muji. Sì, vendono anche sotto marche tipo Pilot, Tombow, Brush Pen, Pennangella, Stucci. Chi più ne ha più ne metta. Noi siamo andate giù di testa, proprio in tutti i sensi. The Stationery Pal, all about stationery, che significa tutto sulla cartoleria, con i loro profili social, se volete andarla a vedere. Esatto, siamo state contattate da questo brand, ci hanno dato un budget e noi abbiamo fatto un po' di shopping sul loro sito. Shopping, un po' di danni, ecco. Esatto, ma prima di iniziare a farvi vedere i pacchi, che sono stupendissimi, tra l'altro rosa, volevamo dirvi che avete la possibilità, se volete, se siete interessati, se vi piacciono i prodotti, noi vi ricordiamo che vi lasciamo sempre tutto nell'info box e avrete appunto la possibilità di usufruire del nostro codice sconto AliAuri tutto maiuscolo e avrete la possibilità di usufruire appunto del 10% di sconto. Non c'è un minimo di spesa, non c'è un minimo di prodotti su qualsiasi cosa acquisterete, quindi dategli la pazza gioia, ragazzi, che soprattutto tanto con le brush pen. Ma sì, veramente, se amate il lettering siete nel vostro mondo, paradiso. Anche se amate la cancelleria di altro tipo come me, le penne, gli astucci, ci morite là dentro. Ci sono anche un sacco di washi tape, ma vedrete tutto perché adesso andremo ad aprire il pacchettone insieme. Sì, 2 pacchi, non ci aspettavamo così tanti, quindi. Esatto, adesso andiamo ad aprire. Allora, iniziamo con quello più piccolino. Io andrò ad aprire con le forbici. La valletta. Tra l'altro non è arrivato neanche in troppo tempo, c'è stato una specie di problema con il corriere. No, in realtà perché lì c'è sbagliato l'indirizzo, ma non importa. La scatola è un po' rovinata, però. Però veramente. Considerando che arriva da tanto lontano, ci sta. È tutta rosa con scritto Stationery Pal. Molto bellina, devo dire. Let's open it. È la prima volta che lo apriamo veramente. Madonna, che bello! Vogliamo morire insieme? Allora, c'è della carta a forma di cuore con le bolle lilla. Sta qui, tipo paglietta. Tipo. E adesso ci sono i veri prodotti stupendi. Andiamo ad aprirli uno a uno. No! Sono anche degli omaggi, ok, partiamo dalle cose che abbiamo scelto in comune. Sono 2 astucci bellissimi, non me li aspettavo così belli. Il packaging è veramente bello, è tutto impacchettato, imballato, non è molto ecologico, è vero. Sono a sfondo bianco con delle righe nere. Sono, appunto, se non l'avete capito, sono degli astucci uguali perché noi dobbiamo fare sempre le gemelline. Ma che grande che è dentro. Madonna, è super capiente. Redate. Questo dovrebbe essere lo spazio per la calcolatrice, che è super mega generoso. O per le penne, insomma. Qua c'è lo spazio per le penne. Ah, ed è anche tutto comunicante. È stupendo, Auri. Non puzza neanche il prodotto, quindi è una cosa super approvata. Si chiama Special, you are one in a million. Oh my god, thank you. You're so cute. Andiamo. Continuiamo a pescare in questo pacco veramente stupendo. Ta-da, c'è questo coso qui. Che l'ha preso Auri. L'ho preso io ed è un porta. In teoria dovrebbe essere un porta iPad, ma mi sa che piccolino per l'iPad. Mi sa anche a me, forse per l'iPad mini. Esatto, ma non importa perché lo utilizzerò per tipo l'agenda, per altri quaderni. E qua ci si possono inserire tutte le penne, io ce l'avevo e anzi, già. Anzi, i post più che le penne. E è super super bello, il colore è tipo questo crema.
E Alice sta per impazzire per queste cose qui. E anche questo qua super mega approvato. Comunque vi ricordiamo che vi lasciamo il link di ogni prodotto. C'è tutto scritto qui sotto. Poi continuiamo. Allora, io ho preso questo quaderino che mi aspettavo più grande. In realtà, solo che c'erano le misure a 2, a 3, a 5. Ma non lo sappiamo. Non lo so. È questo qui che ho scritto Campus, rosa. Il vostro è una marca americana. Non lo so, a spirale. Ed è a righe, però le pagine dentro sono stupende, c'è scritto il numero della pagina e la data. Bellissimo questo quaderno, è molto molto bello, sì, mi piace. Sì, te lo puoi portare ovunque. Anche perché quindi è sottile, piccolino, bellino, qua ci scrivi il nome, molto carino. Poi abbiamo preso uguali altri due quadernini. Scherzone! Non è un quadernino a puntini, ma bensì un planner bellissimo. Raga, è stupendo. Qua c'è il timetable di tutta la giornata, tu puoi inserire cosa devi fare ora per ora. La important list e la to-do list. Le pagine sono super mega spesse. Sì, potremmo anche iniziare già a usarlo da quest'anno. Cioè, vabbè, ma mi ricordo che costava anche veramente poco. Cioè, molto molto conveniente acquistare su questo sito. Ne valgono la pena, ecco. Strabello. Non vedo l'ora di iniziarlo ad usare con le penne che apriremo dopo. Oh my god. Ultimo prodotto di questo pacco è questo quadernino che purtroppo è arrivato un po' rovinato. Però vabbè, niente di che, tranqui. Ed è questo block notice, sempre con la parte in cartone. E dentro è tutto bianco. Molto semplice, molto easy. Mi dispiace che sia arrivato un po' rovinato, però non importa. Come rega, penso omaggio tipo. Sì, perché noi non le abbiamo acquistate. In fondo alla scatola, che come vedete è finita, ci sono quattro spillette stracarine. Sì, hanno... sono super carine, le metterò nel... Allora, questa qui che ho scritto internet. E questa qui che ho scritto cold hands, warm heart. Bellino. Questa qua con l'arcobaleno e questa qua con un profumo. Quale vuoi, Auri? Io sinceramente mi tengo queste. Anche mi tengo queste, sai? Direi che possiamo aprire il secondo pacco. È gigantesco, raga. Il pacco ovviamente non si richiude più perché non riusciamo a incastrare le cose. Ma non importa, passiamo al pacco B, numero B. Il drasticamente più grande. Oddio, è più grande di noi. Anche questo con la plastica con le bolle a forma di cuoricino lilla. Che cosa faremo questo pomeriggio, raga? Open, open, open. Sempre questa pagliuzza. Sempre con questa pagliuzza in cui ci sono dentro un sacco di cosine belline. Vedete, se faccio così scende roba. Diamo una prima occhiata a questo pacco che è veramente strapieno, stupendo, ecco. Qui sotto ci sono un sacco di penne, io non vedo l'ora. Ci sono anche delle gommine qua in omaggio. Che noi non avevamo assolutamente ordinato. Queste due sono a tema dolci. Pure queste, oh. Allora abbiamo scelto cosa tenerci. Poi abbiamo dato un'occhiatina velocemente. Sono arrivati degli altri prodotti in omaggio, che sono degli stickers veramente stupendi. Noi andiamo giù di testa per gli stickers. Sono tutti targati Stationery Pal. Qua hanno dei temi diversi. Sono questi qui, sono appunto dei fogli di stickers strabellini e ognuno ha un tema, tipo questo qua vacanze romane, bello, questi qui sugli strumenti musicali, questo sullo spazio, no? Apprezzati. Ma che carino, hanno fatto uno sticker sulla loro cancelleria. Pacco, sì, gigante. Non ci ricordavo neanche più cosa avessimo ordinato, chi, e vabbè, lasciamo stare i dettagli. Abbiamo ordinato due pacchettini di penne della stessa marca, però con delle sfumature diverse. Allora, il mio c'è questo rosso, questo lilla, il grigio, una specie di blu e un verde, molto belle. Mentre sì, anche la mia si chiama soft, ma sono colori molto più accesi. C'è un marrone, un arancione, un giallo, un rosa e un azzurrino. Si chiama Dong A la mia. Ne apro una per vedere come sono fatte le punte. Comunque il pennarello appare così. Ha due punte, da una parte l'evidenziatore, che fico, mentre dall'altra credo che sia un pennarello. Non vi preoccupate che tutta questa roba la faremo vedere nel video del nostro metodo di studio cartaceo, che arriverà a brevissimo, quindi stay tuned. Poi, passando alle penne sfasate, lì però è andata più sulle tombo, io l'ho evitata come la peste, perché se sapete io non so fare il lettering, un'altra storia. Esatto, abbiamo preso due evidenziatori della stessa marca, però di colori diversi. Unipropus Window. Io l'ho preso giallo. Io l'ho preso rosa invece, e hanno la punta come quelle della Muji. Cioè trasparente all'interno e poi colorata, però molto bello. Ma un pennello super strano. Che fico. Poi li proveremo tutti insieme a voi nel video degli appunti. Poi abbiamo preso due pennagelle, però di modelli completamente diversi. La mia è questa qui, bianca, con un cuoricino. Si chiama tipo Heart Pen. Esatto, comunque c'è il link qui sotto. E mentre invece la mia è della marca Uniball, è così, sempre a gel. Ok, scrive nero. Super, super bella. E questa qua invece è blu. Poi io ho preso sempre un'altra penna a gel della Muji, questa qui, nera, per fare i contorni ai titoli. Ed è stupenda. Oh, adoro le penne della Muji. Mentre io ho preso un tratto pen che si chiama Jelly Roll Metallic, appunto metallizzato.
brillantinato, proprio sobrio. Poi due cose che mi hanno fatto innamorare sono le brush pen della Midliner, che non so se si dica così, o Midliner. Zebra. È strafamosa la zebra, esatto, in America. E ne ho prese due. E sono appunto delle brush pen, quindi hanno la punta come delle brush pen. E sinceramente non vedo l'ora di provarle. Sì, questo haul è molto, diciamo, cute, molto. E di qua hanno un pennarello. Ho preso due brush pen della Tombow. Sono nella colorazione 620 e 835. È un lilla. E questo qui è una specie di... è una specie di fucsia rosso, molto molto bello. Sì, è super bella. Mi farei titoli. Super belle. Fai titoli anche a me con queste super mega penne. Nel video gli appunti. Poi passando alle penne in pacchetti. Adoro. Io ho preso queste penne che si chiamano Emmott. Sono sempre della marca, sì. Uni. No, ma che figata. Hanno pure il porta. Tutto molto colorato. Ah, bella. Sono penne strabelline. E poi hanno il porta. Ma vogliamo non parlarne? Non si vedeva dalla foto. No, non si vedeva esattamente. Stupendo. Quindi super super bello. E ragazze, non vediamo l'ora di provarle. Poi io invece ho preso un washi tape color lilla. Questo mi pareva che costasse 40 centesimi, quindi veramente poco. Ed è praticamente abbinato alle mie unghie. Cioè, adoro troppo. Non per dirvi, ma... Poi io ho preso di post-it, che in realtà non so che colori siano, però molto sono soft. Molto più, esatto, soft, non ti danno fastidio. Non sono quelli super. E sono, diciamo, colorati da qua in su e hanno anche una specie di righello al quale sono attaccati, quindi top. Molto belli. Io invece ho preso una color palette sempre lilla. Ma ragazzi, di cosa parliamo? Sono quattro fogli fatti così, per cui alcuni con i pallini, alcuni con i quadrati. Si possono utilizzare anche per decorare i propri appunti. Per esempio queste qua, che dovrebbero essere della marca Zebra. Anche queste infatti. Ah, belle, stupende. In realtà forse è il prodotto più costoso che c'era, sì, nel mi pare che costassero 18 euro. Sì, e non potevo lasciarmene andare. Ah, belle. Ah, sono impacchettate super mega strane. Non ci credo, è un pennarello, raga. No. Sono delle penne e pennarello. Cioè, guarda, invece di venire fuori la penna viene fuori il pennarello. Ma scherziamo. Strafine, ma si può usare anche per spesso. Bellissima. Beh, questa te la ho fatto. No. Bellissima, stupenda. 18 euro. Ben spesi. Ben spesi. Poi, sempre per essere in tema washi tapes, ho preso questo kit di 6 washi tapes. Oltre ad avere preso i washi tapes, rullo di tamburi, per favore. Ho preso pure il porta washi tapes, che è in questa scatolina di cartone. Cioè, stupendo. Ma scherziamo. Qua metti i washi tapes e poi fai così e lo strappi. Meraviglioso. Lì c'è, vale, penso, 10.000 washi tapes. Passiamo a una cosa super tranqui. Sono questi che pensavo fossero degli stickers, invece non sono degli stickers. Se sono degli sticker, ti giuro che sclero male. Oddio, sono degli stickers. Fantastici. Si chiamano, sono, diciamo, a casa tema Van Gogh e notte stellata. Esatto. E ce ne sono. E uno di questi sarà mio, giustamente. Tipo a forme strane. Questi si sono un po' sparsi per il pacco, perché la confezione è aperta da ambi lati. Però non importa. Non importa, mi pareva che costassero veramente poco. Ultima cosa diversa, poi passiamo a delle cosette che abbiamo preso uguali. Strano. È questo kit di brush pen. Lo sentite gigante. Il canto angelico che sta venendo giù dal paradiso? Costava tipo 7 dollari o euro, se mi ricordo, e sono 20 brush pen. C'è anche una che fa i colori sfumati, molto molto semplice, lineare, il tappo è carino, è super bella, la punta è abbastanza bella. Ah, ok, è formata da tutte piccole fibre, per cui è molto molto bella. La cosa bella di queste brush pen è che sono appunto watercolor, ovvero funzionano come degli acquerelli. Questa penna in cui basta mettere dell'acqua per sfumare tutti i colori. Ragazzi, oggi la Alice diventerà appunto Van Gogh. Ultime cose che abbiamo comprato sono appunto dei block notes, uno a puntini e uno bianco, uno totalmente bianco. Non, li ho sempre cercati i quaderni tutti bianchi, non li ho mai trovati. Ragazzi, sto per svenire. Stupenda, la copertina è di plastica trasparente e le pagine sono, non sono troppo spesse ma non sono neanche leggere sinceramente. Questo è quello puntinato e sono anche tantissime pagine, devo dire. E questo qua, mamma che bello raga, totalmente bianco. Con la banda elastica è ancora più professional. Sì, proprio bello. Sono all'artistico adesso, Alice, direi. Proprio, proprio bello, super belli. E ne abbiamo presi quindi due puntinati e due bianchi. E ero dimenticata anche di farvi vedere un'ultima cosa che era in fondo tutto nel pacco. Ed è questa penna che ho preso io della Fudenosaque Tombow, che è una brush pen piccolissima, rosa. E niente ragazzi, sono rimasti tutti questi cosettini anche a tema Halloween. Una zucchetta. Noi sinceramente vi straconsigliamo questo sito. Ci sono delle cose veramente stupende. Noi ci buttiamo sulle penne perché è la nostra grande passione, però anche gli astucci e i quaderni, questi qua, sono super stupendi, super. Poi ce n'erano veramente di tutte le varietà, stupendissimi. Poi non costa neanche tanto, per cui se avete intenzione di acquistare ci farebbe
molto piacere, potete scriverci sempre in direct su Instagram. Mandateci le foto di quello che acquisterete, magari li posteremo nelle stories. Prossimamente uscirà il video di come facciamo gli appunti cartacei utilizzando sia questi loro prodotti che quelli che abbiamo comprato da Giustacchini. Noi adesso salutiamo 10 persone che abbiamo scelto random dal video precedente. Allora, partiamo da Andrea Maria, un bacione. Sara, un bacione anche a te. Erika Ermini, un bacione. Ilaria, un bacione anche a te. Benny, un bacione. Asma, un bacione anche a te. Gianni, un bacione. Un bacione. Elisa, un bacione anche a te. E basta. Finito. E vi ricordiamo sempre che noi ci vediamo lunedì col prossimo video. Ciao!